Mirko, eravamo, mancano soltanto 2 giorni alla partita con il Pordenone, però per te è stata una settimana estremamente particolare, di gioia per te e per tua moglie Daniela, è nata la piccola Carlotta. Sì, la settimana è iniziata nel migliore dei modi con la nascita di mia figlia Carlotta. È stato un evento molto emozionante per me, nonostante sia la terzogenita, però è stata la prima volta a cui sono stato vicino fisicamente a mia moglie, perché negli altri due sono arrivato a cosa praticamente fatta. Quindi è stata un'emozione particolare veder nascere mia figlia e poi è stata anche un'emozione che sia nata qui ad Ascoli, quindi una cosa che mi lega ancora di più a questa città e sono molto felice di questo evento. E per quanto riguarda la partita, sì, abbiamo una partita importante sabato e quindi ci stiamo preparando al meglio sicuramente. Continueremo sulla scia delle ultime due partite. 2 settimane per preparare questo impegno importante. La classifica non deve ingannare. Il Pordenone è fanalino di coda della Serie B, però ha messo in difficoltà anche la capolista Brescia. Come vi apprestate ad affrontare questo impegno? Sì, sappiamo benissimo che non sarà una partita facile perché in questa categoria non ce ne sono, soprattutto. Dobbiamo avere le antenne belle dritte perché la classifica non ci deve ingannare. Il Pordenone, secondo noi e penso secondo tutti, ha una classifica bugiarda in questo momento e quindi dobbiamo affrontare la partita ancora con di più col piglio giusto e cercare di ottenere, come sempre, di portare al massimo, di portare più punti possibili a casa. In settimana il direttore sportivo Valentini ha parlato di questa sfida come una sfida che può nascondere trappole e insidie. Secondo te quali sono le insidie maggiori? Ma le insidie sono come sempre tantissime. Affrontiamo una squadra sicuramente affamata di punti e che vorrà riscattare questo brutto periodo e avvio di campionato. Quindi noi non dobbiamo preoccuparci di quello che è la situazione del Pordenone, dobbiamo pensare a quello di buono che dobbiamo fare noi e continuare a ottenere risultati importanti perché ci vogliamo togliere delle grosse soddisfazioni. L'obiettivo dell'Ascoli è senz'altro quello di prolungare la striscia positiva di risultati. Mister, cosa vi ha chiesto in settimana? Sì, ci ha chiesto come sempre di mantenere la concentrazione altissima perché noi siamo padroni del nostro destino, sappiamo quali sono le nostre forze, dobbiamo sempre ottenere il massimo da ogni partita. Quindi, se noi giochiamo al 100% e manteniamo la concentrazione alta per 100 minuti, possiamo dare fastidio a tutti. Grazie. Grazie a voi.